Buongiorno a tutti. Allora, nuovo video sul piano cottura. Perché ho fatto un terzo video sul piano cottura? Perché continuo a ricevere diverse domande, molte delle quali non avevo dato una risposta, ho dato una risposta nei commenti e quindi ho pensato di fare una raccolta. Al di là delle solite classiche domande, aumento del contatore, non aumento del contatore, che ho già risposto, io cucino moltissimo. Non ho aumentato il contatore, certo sto un po' attenta a non aver acceso troppe cose in giro, quindi se ho due fornelli accesi non accendo nient'altro, se ho il forno accendo un solo fornello e non accendo lavatrice, asciugatrice, phon e quant'altro, perché chiaramente il contatore non mi reggerebbe. Con qualche piccolo accorgimento, ogni tanto magari dimentico di avere la lavastoviglie accesa, accendo il piano cottura, accendo anche il forno, faccio saltare tutto, però diciamo che in 2 anni gli eventi sono stati piuttosto rari. Allora, a distanza di 2 anni qualcuno mi ha chiesto se lo ricomprerei. Assolutamente sì, cioè proprio non c'è paragone, fosse anche solo che per la facilità di pulizia ci si impiega veramente un minuto e oltretutto si sporca anche molto meno. Circa il fatto che l'acqua della pasta impiega più tempo di quanto si pensi a bollire, sì, anche io pensavo sinceramente che ci mettesse molto meno. Comunque all'incirca una pentola da 5 litri, se non la mettiamo, non dico farla uscire calda dal rubinetto perché non fa bene, mi hanno detto, ma neanche troppo gelata, una via di mezzo, col coperchio a potenza massima, dopo 5 minuti l'acqua bolle. E un'altra cosa che mi è stato chiesto, fa rumore? No, non fa assolutamente nessun rumore. Nessun rumore di fondo. Vi ho messo un video dove sì, stavo cucinando e non fa nessun rumore perché qualcuno mi aveva chiesto se faceva tutto quel rumore. In realtà il rumore di sottofondo che si sente quando cucino è la ventola della cappa. Ci vuole una cappa diversa? Qualcuno dice che ci vuole una cappa diversa, qualcuno dice di no. Io non ho cambiato la cappa. I problemi che ho con questa cucina, di cui ho già parlato, ossia che gli angoli si spellano qui, qui e qui, non sono imputabili al piano cottura perché era già successo quando avevo il piano a gas. Quindi io continuo con questa. Questa è una cappa della Faber, la mia. Vediamo se ce la faccio. Eccola lì. Totalmente incassata perché non la voglio a vista, non la voglio neanche vedere. Ho avuto per 18 anni una mega gigante cappa d'angolo e mai più, per cui mi trovo bene così. Altre cose, altre domande diverse, ora non mi vengono in mente, ma direi che più o meno poi sono sempre le solite. Ecco, le cose diverse erano giusto a distanza di 2 anni. Sì, a distanza di 2 anni lo comprerai. Un'altra domanda gettonatissima è: ma si riga? Sì, si riga, perché comunque voi mettete del metallo sopra una lastra di vetro. Ora, questo ha 2 anni ed è super usato. Se lo vedete così è perfetto. Ok, dicevo, se accendiamo la luce e andiamo vicino, chiaramente delle righe ci sono, ce n'è anche qualcuna parecchia profonda che ho fatto, però diciamo che dovete andare, qua c'è un po' di alone, dovete andare proprio, cioè, lì a vedere. Per il resto forse quello bianco si sarebbe notato meno, le righe comunque sì, si formano, si fanno, ma vi ripeto, basta che ci allontaniamo un attimo che non si vedono praticamente più, quindi non è tutta sta riga, se ve lo dico io, sì, se ve lo dico io che sono la paranoia in persona per le pulizie, insomma, direi che si può tranquillamente sopportare. Ora, a trovare una pecca, cosa che ho già detto, è il sistema di controllo. Allora, innanzitutto, se voi fate tanto di poggiare una qualsiasi cosa lì sopra, cioè tipo mettiamo una tazza,
fra 2 minuti lui si arrabbia e comincia a sclerare. Oppure se lo bagnate, oggi no, ovviamente no. No, oggi non ne ha voglia. Comunque di solito quando voi mettete qualcosa lì in cima, a un certo punto si arrabbia e comincia a suonare. Comincia a suonare perché gli dà fastidio. Anche quando pulite, che ovviamente bagnate, la pulsantiera dopo un po' fa pipi, pipi. Oggi no, va bene. Ok, ti voglio bene. Però voglio dire, poi un'altra cosa è quando magari mettete sull'acqua della pasta o qualche altra cosa, vi distraete un attimo, bolle, esce di fuori, volete spegnere, cioè prima che abbassate, questo al massimo, ora abbassate, cioè sarebbe più comodo con i numerini, 3-4-5 come la mia amica che presto devo abbassare, tu schiaccia uno e va su uno. Adesso lampeggia perché lui dice non c'hai messo la pentola, brutta tonta, devi mettermi la pentola. Un'altra cosa che mi avete chiesto è, si può spadellare? Sì, vi ho fatto vedere di sì, non si spegne immediatamente perché voi vedete, adesso mettiamo la pentola, comincia a scaldarsi, io la tolgo, la spadello, ma vi ho messo il video e lui lampeggia, forse qui però si vede meglio. Quindi ci avete un bel po' di tempo prima che si spenga. Allora, lasciamo acceso, vediamo quanto sta. Poi se rimettete, vedete che si riparte subito. Tra un poco si spegnerà, ma vi dà veramente il tempo anche di spostare le cose da una parte all'altra. Se voi togliete la pentola dell'acqua sul fuoco, come a volte ho fatto, colo la pasta, condisco la pasta e oh mio Dio, il piano cottura, non succede come col gas che continua a uscire, perché comunque anche se c'è una fiamma al minimo, il gas continua a uscire, mentre il piano cottura tra un po' sentirete che fa pip pip e si spegne. Qualche volta mi è capitato di lasciarlo acceso una volta che ho scolato la pasta e dopo un po' si è spento per i fatti accessuari. Un'altra cosa per cui lo ricomprerai 100 volte è il fatto che voi potete mettere un timer. Ad esempio, voi potete, vedete che sta ancora andando, voi potete dirgli cuoci tra 5 minuti, ti spegni, e lui fra 5 minuti si spegne. Quindi voi mettete su, che ne so, la vostra minestra, il vostro arrosto, sapete che deve cuocere 40 minuti, che non c'è bisogno di aggiungere liquidi, niente, programmate il tutto e vi mettete nel divano a vedere la televisione. Quando è ora di cena vi presentate a tavola senza mettervi timer, venire a controllare, ricordarsi di spegnere, guardare l'orologio. È di una comodità impressionante, solo che per queste poche cose lo ricomprerai a occhi chiusi, proprio solo per facilità di pulizia e possibilità di programmazione di fine cottura, lo ricomprerai solo che per quello. Senza contare che il connubio, piano induzione e pentola a pressione, cuocete veramente rapidissimamente, ecco, proprio rapidissimamente. Il consumo, io non ho visto aumenti di bolletta, come vi ho già detto, cioè li ho visti adesso con questo caro bollette, ma perché io faccio praticamente lavatrice e asciugatrice quasi ogni giorno, se non 2 volte al giorno, e quindi è quello che mi caccia su la spesa, però quando l'ho installato ho fatto proprio caso se ci fosse stato un aumento e non l'ho notato. Se anche ci fosse stato, la cosa che invece ho notato è una diminuzione della bolletta del gas, quella l'ho notata. Sì, subito, tant'è vero che io in estate, quando non ho i caloriferi accesi e quindi uso solo l'acqua calda, ho delle bollette del gas di 19, 22, 25 euro, quando facciamo magari 2 volte al giorno la doccia tutti quanti, siamo in 4. Per cui risparmio, ho notato invece che è un costo energetico, un risparmio a livello di gas. Non esagerato, però l'ho notato, mentre non ho visto aumenti della luce. Mi sembra di aver risposto a queste altre ultime domande, quindi a distanza di 2 anni lo ricomprerai? Sì, comprerai quello però a essere pignoli con i numerini, perché noto che se hai fretta di abbassare velocemente qua devi diventare un po' antica, ma per il resto direi che è un ottimo piano di cottura, non l'ho pagato moltissimo, ha il limitatore di potenza, ve l'avevo fatto vedere su Instagram come funzionava, io non sono molto attiva
su Instagram e mi dispiace, ma non la faccio a fare tutto. E niente, direi che non ho altre cose da dirvi sul piano cottura, solo che lo prenderei a occhi chiusi. Sono 2 anni e mezzo, 2 anni che ne parlo con una mia amica, ma me, mi, momu. Ok. Allora, se avete troppi dubbi, secondo me non siete pronti per prendere piano cottura induzione. Perché nel momento in cui siete decisi e basta, cioè io non ho avuto benché minimo dubbio, fosse anche per la seccatura di non pulire la ghisa. Lei sono 2 anni che mi fa le stesse identiche domande e io non la sopporto più perché o sei convinta o non sei convinta, per cui direi che se avete ancora qualche dubbio, forse conviene che vi prendete ancora un attimo di tempo per essere sicuri. Ok. Quindi dicevo, se non siete convinti, dovete capire perché non siete convinti. Ecco, perché è inutile che io vi dico sì, non ho notato cose, sì, non mi salta la luce, sì, si pulisce bene. Se non siete convinti, vuol dire che c'è qualcosa di fondo. Forse è radicata troppo l'idea di utilizzare il fornello a gas, secondo me. È un tipo di cottura diversa, sicuramente. Più che di cottura, di utilizzo diverso, perché poi alla fine i tempi sono quelli, ad esempio per il ragù, lo volete far cuocere un'ora, lo fate cuocere un'ora, invece che mettere il fornello al minimo lo mettete a 3,5-4, consuma comunque pochissimo, perché a temperature così basse consuma comunque pochissimo, e il ragù viene buono uguale. Qualcuno dice che il gusto è diverso, io ce lo sento. Io personalmente non sento gusti diversi. Proprio non sento gusti diversi e sono parecchio rognosa col cibo, non compro neanche il sugo pronto perché non mi piace, lo mangiano le mie figlie a pranzo perché a loro piace quello della Star, ma io non lo mangerei mai, quindi non ho notato differenze di gusto come qualcuno dice che invece ci sono. Direi che questo è tutto. Oltretutto, recentemente abbiamo avuto una perdita di gas. E avendo il piano induzione, la sentivamo in cucina, abbiamo subito capito che non poteva venire dalla nostra cucina. E infatti la perdita era esterna in facciata, che però entrava dallo scatolino del gas, che purtroppo io non avendo balcone ho in cucina. Per cui è anche a livello di sicurezza decisamente più sicura, perché nel momento in cui voi sentite odore di gas e non avete gas in cucina, è chiaramente un problema che non è vostro, per cui è anche un po' più di sicurezza. Questo modello qua in particolare ha anche il blocco per i bambini, non so come si fa, ma non l'ho attivato perché voglio dire, quando l'ho preso mia figlia più piccola aveva 12 anni, quasi 13, non mi sembrava direi il caso di comprare, di fare un blocco sicurezza, ecco, cioè voglio dire, ormai non si può più, però volendo c'è, quindi c'è anche la sicurezza per i bambini. L'avevo pagato, mi pare, 275 euro su Amazon. Ho notato che a distanza di anni questo modello, che comunque è un modello vecchio ma che funziona benissimo, ha sempre più o meno lo stesso prezzo. Il modello è questo qui, lo trovate scritto in alto. Ora vediamo se ce la faccio a spaccare un altro cavalletto. Ve lo scrivo poi sotto. Siri, eccolo qua. In un altro video avevo parlato del fatto che, aspettate che mi... In un altro video di una pasta per pulire il piano avevo parlato del fatto che dopo 1 mese e mezzo che lo avevo, l'avevo rovinato con la padella delle castagne. Ecco, a volte capita che rimane il segno della padella. Esiste proprio un prodotto apposito, se mi ricordo vi linko il video che ho fatto qui sotto, che mi ha veramente salvato perché credevo di doverlo buttare. Invece ci sono alcune macchie che si formano che basta pulirle con un prodotto apposta e vengono via perché si inglobano, tipo una cosa del genere mi hanno spiegato e niente panico, esiste un prodotto apposta. Toglie anche i piccoli graffi, non bisogna abusarne perché ovviamente essendo abrasivo a lungo andare può rovinare, però per le occasioni sì. Come ho già detto anche nell'altro video, non lasciateci pentole calde sopra perché penserete che è una scemata, un piano cottura, sì, ma ci resta il segno della padella, soprattutto quelle che hanno i pallini sotto piccolini, avete presente? Ecco, quelle lì. Per il resto io mi trovo super super bene. Ah, ecco un'altra cosa, ai gradi? No, non ha i gradi, ha solo i livelli di potenza che vanno da 1, passando 1, 1,5, 2, 2,5, fino alla potenza booster che è il massimo, tipo 10 o 9,5, una cosa del genere, perché l'ultima potenza è 9, poi c'è il booster. So che ci sono piani cotturi che arrivano fino a 14-15, ma non mi interessavano.
per me basta avanza quello, anche perché il contatore comunque ha 3 kW, o aumentate o troppo efficienti, probabilmente non vi reggerebbe il contatore. Esistono altri piani cottura che hanno la croce più lunga, potete mettere delle pentole molto più grosse, io non l'ho voluta perché intanto non ho delle pentole così grosse, e poi sinceramente perché spendere, non mi ricordo se 60-100 euro in più per una cosa che userei forse mai o solo per fare l'arrosto, direi che no, non era consono alla mia esigenza, quindi ho lasciato perdere. Comunque, in sostanza, a distanza di 2 anni lo compresti? Subito, a occhi chiusi ragazze, proprio occhi chiusi. Di Bosch ho avuto questo piano cottura e la lavastoviglie che ormai ha 12 anni e devo dire che non mi posso lamentare di Bosch, trovo che sia un ottimo prodotto. Non ho avuto particolari problemi con le pentole, io ho comprato un set di pentole su Amazon 2 anni fa e sto usando quelle, non ho problemi. Invece ho notato che alcuni che hanno piano induzione dell'Electrolux, anche quelle che scritta induzione, hanno qualche problemino. Il problema più grosso l'ho notato con la caffettiera, che io però uso solo per fare il tiramisù, e la caffettiera mi sfiata tanto dalla valvola, deve metterla sempre a temperature molto molto basse, tipo 5-6, se no mi sfiata fuori. Io poi non il caffè nella caffettiera, ripeto, non lo faccio perché non mi piace, quindi lo mettevo bello alto per far uscire subito il caffè, tanto andava nel tiramisù, anche se era un po' meno buono, e il tiramisù si mescola tutto, per cui ho notato che devo tenerlo un po' più basso. Per il resto direi che non ci sono altre cose da dire. Se ho dimenticato qualcosa, volete sapere qualche altra cosa, scrivete qua sotto che vi rispondo nei commenti, e grazie per aver visto questo video e buona giornata.